Il più votato di tutti per quanto riguarda la storia dell'Avezzano Calcio. Ho giocato 9 anni. Ma però di prima il nome. Pier Leoni. No, quello lo sappiamo, l'altro. Alessandro Bangarella. Perché? Bangarella è una storia vecchia di mamma. Mamma c'aveva la bancarella della frutta. Io ero bambino, mi fregavo la roba e me la andavo a mangiare con gli amichetti. E allora passò un uomo e disse a mamma: Anzinè, questa è una bancarella fallita. E da allora bancarella e via. Sei stato il più votato. Sì, io ringrazio il pubblico di Avezzano, i tifosi. Ho giocato 9 anni, significa qualcosa di buono ho fatto con 9 anni di militanza all'Avezzano. Ho vinto un campionato. Quando? Nel 76-77. Andammo in Serie C per la prima volta. Poi ho fatto 6 anni di Serie C, 7 anni, e poi ho smesso di giocare. Ho fatto l'allenatore per 15 anni a livello dilettantistico. Adesso sto fermo perché sono stato operato al cuore, ho preso un ictus, però si tira avanti. Come sono stati 9 anni in maglia biancoverde? Meravigliosi. Ancora oggi i tifosi dell'Avezzano mi vogliono bene. Quando vengo a Avezzano qualche volta mi fermano, mi parlano: ti ricordi Pier Leoni quella partita? Ti ricordi? Insomma, sono cose belle. Perché secondo te sei stato scelto dai lettori come il migliore della storia? Io ho mancato pochissime partite. Quando giocavo ero abbastanza serio. L'impegno, secondo me, per l'impegno, la cattiveria, perché quelle categorie allora, quando uno vedeva che in mezzo al campo dava tutto, forse per questo mi hanno votato. Complimenti. Grazie.